Maria Pia Calzone, la cena di Natale e torna Ninella, ma che personaggio? Non lo so, questo me lo dovete dire voi. È intenso, è una donna che ama ma non può amare in qualche modo. Sì, io ho cercato di fare del mio meglio, poi aveva fatto tutto Luca Bianchini scrivendolo, insomma, tirandolo fuori dalla sua penna. Io, come lui Marco Ponti mi hanno detto, l'ho resa più sorridente di quanto loro l'avevano scritta, e però questa era una cosa che a loro piaceva molto, insomma io non volevo che fosse una donna imbronciata con la vita, penso che sia portatrice di una grande dignità e che poi certe donne del sud sanno anche ridere della propria esistenza. Forse perché in questo momento, insomma, tu sei in un momento felice della tua vita, quindi lo devi far uscire fuori, devi farlo uscire fuori anche nei tuoi personaggi. Non lo so, non l'ho pensato scientemente, probabilmente c'è anche questo, però no, questo succedeva già l'anno scorso, quindi no, è proprio il mio modo di vedere questo tipo di donna, credo. Però sì, ho di che ridere in questo momento, mi reputo molto molto fortunata e anzi ogni volta mi meraviglio che non mi succeda una cosa brutta. Perché? No, davvero perché mi sento, cioè sono consapevole di essere molto molto fortunata e di questo sono molto grata. Non so bene a chi, in questo specifico sicuramente ai produttori, al regista Bianchini che mi hanno voluta, però insomma sì, ho di che sorridere in questo periodo. Siamo felicissimi per te. Senti, pensavamo di sapere insomma che fine facesse questa storia d'amore tra Ninella e Don Mimì, invece ci lasciate di nuovo ancora in sospeso, ma nella vita cogli l'attimo oppure a volte lascia andare? Ho lasciato andare tante volte e adesso probabilmente perché sono all'alba forse dei 50 anni, insomma tra un annetto, ho molta più libertà nel cogliere l'attimo, ci vuole grande libertà per cogliere l'attimo, io ho avuto molti vincoli psicologici che spesso non me l'hanno fatto cogliere. Altre cose prossime? E sto girando una serie per Rai 1 che si chiama Sirene e andrà in onda l'anno prossimo, non so bene quando, 12 puntate scritte da Ivan Cotroneo e dirette da Davide Marengo. Sarai una sirena? Sarò una sirena vera, con tanto di coda, con scene subacquee, ho tre bellissime figlie sirene ed è molto divertente. Ero molto preoccupata all'inizio e poi ho detto sì con gioia perché a memoria mia, insomma, non mi sembra di ricordare che qualcuno abbia fatto una sirena è scritta talmente bene, talmente divertente che spero, insomma, piaccia quanto a noi sta piacendo fare le sirene. Tranne quella di tantissimi anni fa, da Rilanna, ti ricordi? Sì, esatto, però era americana, no? Dico, per Rai 1, cioè, in prima serata su Rai 1, un mondo di sirene dove veramente nell'acqua abbiamo la coda da sirene facciamo con i capelli lunghi, insomma, è una cosa molto bella. Poi veramente sono molto molto belle le sceneggiature, quindi noi siamo molto contenti. È sempre bello, no? Fare una cosa che è diversa, no? Cioè, magari non lo so cosa sarà, però perlomeno ci abbiamo provato a fare una cosa diversa e bella. Grazie mille Maria Pia. Grazie mille a voi.